La vostra presenza conferma che siamo giunti a un panel di un certo interesse. Qualcosa avete intuito nel frattempo e a te devo chiedere necessariamente dove sei finita, dove eri finita? Sono finita a Napoli, no, sì. Sto scherzando. No, è anche vero. Sono finita su delle isole di cui non so veramente che posto è, sembra molto magico, ho conosciuto un dio particolare e spero che Link mi venga a salvare. Allora, adesso ti saluto, ma riparto da questa cosa, intanto un ringraziamento ad Angela. Avete visto, evidentemente riconosciuto Zelda, grazie mille. Dico una banalità che per oggi è particolarmente calzante. Qui a Napoli c'è un'abilità, io direi quasi eccezionale, di trasformare le cose profane in sacre e viceversa, cioè le cose di desacralizzare il sacro. Due giorni fa, a proposito del panel di cui parleremo adesso, in tre chiese, peraltro una qui vicina, che è già stata depredata perché c'era un'opera d'arte fantastica, sono comparse tre edicole votive in chiesa dedicate a Zelda. Secondo me, al di là del, come dire, dell'atto di marketing di grandissima intuizione, è una meraviglia. Cioè, solo a Napoli può succedere una cosa del genere. Di leggende, potete fare un applauso se volete, perché è una cosa bellissima. Di leggende, rapporto fra sacro e profano, e quindi di Tears of the Kingdom, cioè il gioco che uscirà a maggio, il prossimo capitolo della leggenda di Zelda, parlerei, se fossero, come dire, tre artisti marziali, con tre dei pesi massimi fra i pesi massimi. Iniziamo con Saidonia! Ciao, siete belli! Bentornato! Grazie! Saido. Con Terenas! Ciao Lapo. Ciao. E per il secondo anno di fila qui a Napoli sul mio palco Sabaku, no, Maiku. Ehi, vabbè, ho capito. Ragazzi, pronti? Oh, grazie. Ah. Saido, io parto con te, partirei con te. Come no? Allora, mi risulta. Anch'io. Mi risulta. A me non l'hanno mai detto. Lo so, a me spesso sono così, poliamoroso ormai. Questo è ottimo. Mi risulta che qualcuno di voi ha già visto quello che io bramo di vedere. Sì, visto, allora, toccato con mano. Ecco, allora io non vi chiedo cosa vi aspettate. Vi chiedo cosa dobbiamo aspettarci noi. Guarda, dovete aspettarvi un caleidoscopio di opzioni che vi farà giocare con il gioco in senso letterale. Voi sarete in grado di intraprendere tantissime strade e le nostre vicendevoli campagne differiranno un sacco le une dalle altre. Ma per quanto mi riguarda è importante settare il mood di questa discussione. Quindi io ti direi che ci guardiamo tutti insieme, come sono solito fare nei tre quarti della mia vita, gli ultimi due trailer di Tears of the Kingdom, ce li guardiamo insieme a musica sparata a tutto volume. Esatto. Giusto per caricarci bene, dici. Ci carichiamo e poi analizziamo, va bene? Corretto. Andiamo. Sembrava gli avessi convinti, eh? Sembrava gli avessi convinti. No, sono convinti, quindi convinti. Attendo il filmatone e appena... Eccolo. Mi muto. Eccolo.
Emozionante. Questo ancora è sostenibile, è il prossimo che mi manda in lacrime. È vero. Poi però ci dite qualcosa, ci svelate qualcosa. Dopo, lo dico così, potete già cominciare a cucinare insieme a noi. Ci sarà del gameplay visto a schermo, ovviamente quello che vi abbiamo già mostrato durante le anteprime, però avrete modo di vedere anche del giocato di Tears of the Kingdom. Ma direi che passiamo al secondo e ultimo trailer, che è quello che mi fa piangere. Esatto. Andiamo. Mamma mia. Ora siamo caldi. Abbastanza. Adesso però vi tocca dirci qualcosa, anche perché insomma qualcuno, Zelda dovrà pur trovarla, esatto, come vedi. È qui, esatto, che ci cerca, esatto, e noi dobbiamo trovarla. Quindi sì, adesso siamo pronti alle vostre domande. E intanto in loop dietro di noi avrete un po' del nostro giocato di Francoforte. Allora, rispetto alle cose è evidente che non possiate dirci troppo, però rispetto alle cose che avete visto, che cosa dobbiamo aspettarci di legittimo, che sia legittimo aspettarsi rispetto a quello che abbiamo visto fino a qua, che era già tantissimo? Posso permettermi una risposta provocatoria, Mike? Posso dirlo quello che forse hai in testa anche tu? Puoi farlo. Lo chiedo anche a voi due, certo. Chiaro,
credo che possiate legittimamente aspettarvi qualcosa che superi Breath of the Wild. Il pedigree del team parla da solo, ma al di là di questo, Nintendo qui è andata oltre quanto fosse necessario di nuovo, perché l'aveva già fatto con Breath of the Wild, sradicando le basi di Zelda, che comunque avevano già insegnato il videogioco. Qui si decide di togliere tutto quello che aveva reso Breath of the Wild tale e amato, le rune della tavoletta Sheikah, e si sono sostituiti questi poteri con altri ancora più complicati, ancora più capaci di far sinergizzare il giocatore con gli elementi a schermo. E quindi secondo me quello che potete aspettarvi è di giocare ancora di più con il titolo, di riuscire a trovare con il pensiero trasversale ancora più soluzioni originali rispetto al primo capitolo. Non so poi Mike cosa ne pensa. Parto diretto io? Vai, parti dai. Diretto, anche perché lui non la... tu lo giocherai a brevissimo, no. Vero? Io sono voglio percepire delle domande specifiche, più tecniche. Il paradosso di Breath of the Wild è che una volta uscito la domanda era stata, oltre a quanti avrebbero preso ispirazioni da, esatto, ma un e dopo? Esattamente. E dopo, e infatti, perché lo chiamo paradosso? Perché una vocale lamentela del pubblico nei confronti di Tears of the Kingdom è che sia more of the same, yes, cosa che tra l'altro è un termine recente che non significa nulla in critica, ma in generale sembra, beh sì, è un sequel che continua quello che hanno fatto e lo migliora. Non è vero, ha qualche asset della mappa originale che vedremo come è stato stravolto, ma loro sono riusciti a togliere quello che c'era prima, vero, e ricostruire qualcosa da zero che in un contesto normale sarebbe un sandbox in cui giochi con degli strumenti e ti diverti come appunto in un cerchio di sabbia con i bambini. Ma con il level design di Nintendo e con quello che hanno fatto da Breath of the Wild a questo, è come ha detto Francesco, è veramente uno step forward del videogioco in quanto tale. Esatto. È una cosa importante. È decisamente importante. Hai appena detto una cosa che mi ha suggerito una domanda che ti farò dopo. Okay. Prego, no, continua, perché poi voglio sentire Terenas. A questo punto so che ha delle curiosità anche lui, perché adesso ti è salita la scimmia, come si dice. Sì, esatto. Cioè, stiamo guardando un mondo che siamo tutti convinti di aver esplorato, sì, ormai, bravo, per centinaia e centinaia di ore, così sviluppato, così pieno di attività e di mondi diversi, con piccoli dettagli che questi due colossi, due titani, ormai avranno descritto alla morte in ogni forma. E adesso questo mondo viene totalmente ribaltato, con delle aspettative, delle culture nuove con gli zonai, e viene anche da dirsi, ok, c'è tutto questo mondo in più aggiunto, tutte queste meccaniche in più aggiunte, dove già prima tu ti sentivi estremamente libero di fare come volevi, che è l'esatto contrario di tutto quello che succedeva solitamente in una Zelda. Sì, sei libero, ma prima avevi degli strumenti, erano specifici, dovevi andare in un certo ordine. Qua invece torna un po' indietro e diventa lo Zelda come quello originale. Hai una spada in mano, hai uno scudo, buona fortuna, sì, sei libero, sì, di fare come vuoi, le cose nell'ordine che vuoi, e riuscire a dare più libertà ancora di Breath of the Wild suona un'assurdità, perché dici, cavolo, potevi fare letteralmente tutto, qualsiasi cosa, sì, potevi andare a uccidere il boss finale subito. E non solo, secondo me c'è anche poi una scelta coraggiosa in una direzione che va oltre il semplice mondo di Zelda ed entra in scivolata nell'industry. Vedo davanti a me tante persone di età diverse, ma sicuramente ci sono anche videogiocatori navigati che ne hanno viste di cotte e di crude. E a voi dico, quante volte abbiamo sentito dire che sarebbe arrivato il momento di avere un software che è Minecraft with a purpose, Minecraft ma con un obiettivo. Ci hanno provato in tanti, hanno fallito tutti. Secondo me a sto giro è arrivato, sì, il momento, è arrivato il momento di capire cosa succede se la formula del costruisci ciò che vuoi e infliggi in qualche modo il tuo pensiero al level design dello sviluppatore, cosa succede quando questo appunto entra in un contesto. C'è una cosa da aggiungere. Di obiettivo da raggiungere. No, c'è una cosa da aggiungere. Prego, prego. Perché tu hai citato videogiocatori navigati, noi lo siamo qui. E che tutti i videogiocatori navigatissimi che erano all'evento di anteprima, che loro tutti abbiano fatto tutte cose diverse e non, ah beh, questa è palesemente la più efficiente. No! No! Non era né immediatamente comprensibile né la scelta fatta. Guarda Mike, quello che abbiamo alle spalle adesso è proprio una scelta creativa, fondersi un barile bomba sullo scudo per farsi colpire apposta. Il barile esplode e
tutto l'accampamento Boblin viene colpito, che è una cosa importante perché ci sono dei nemici corazzati che con il fuoco vengono quindi eliminati prima, il che ti fa comprendere che quel nemico corazzato è lì affinché tu ti senta intelligente quando, esatto, lo fai esplodere in maniera, sì, creativa, ma in realtà qualcuno l'ha già pensato. Esattamente. Che è parte del level design di cui stavi parlando, esatto, prima, di tutto il mondo, perché se una cosa è farlo in maniera controllata in cui crei dei dungeon, crei un ordine, crei proprio dei nemici apposta, ma qua è un prevedere che hai tot strumenti, hai tot oggetti all'interno di un ambiente in cui puoi fonderli con le tue armi, con lo scudo, con il tuo arco, e andare a creare un modo diverso da approcciarsi direttamente ad ogni singolo ingaggio, che sia un accampamento Boblin o quello che è il resto del mondo, perché per quello che abbiamo visto nei preview, e immagino anche voi, c'è il mondo nel cielo, che è quello che è, eccolo, che qua, per ora, eccolo là, lo vediamo un attimo nel trailer, ma allo stesso tempo c'è tutto il mondo sotto che è cambiato e si è evoluto, e c'è tanto di più su cui puoi fare e mettere mano con i nuovi poteri. Provo a riassumere, ipotizzo, non avendo visto se non questi queste meravigliose, come dire, anteprime. Confermiamo o smentiamo noi nel caso. Esatto, confermate o smentite. Allora, tu hai parlato di Minecraft with a Purpose, lui ha parlato chiaramente di essenza. A me viene in mente che, ed è un caso che ho rivisto di recente in alcuni, anche in alcuni remake, penso a Dead Space per esempio, che concettualmente considero l'opposto per esempio del rifacimento di Final Fantasy, che è un lavoro di accumulazione. In Dead Space si torna all'essenza, quasi si purifica quello che era l'anima in qualche modo, anche più minuta di Dead Space, e poi la si rielabora portandola oltre. Stiamo parlando di qualcosa del genere. Cioè, Breath of the Wild ha fatto questo. Ha preso The Legend of Zelda, punto e a capo, quello, e ha detto: come potrebbero dei designer fare questo nel terzo millennio? E il fatto che ci siano riusciti, e vabbè, è storia. È vero. Però riuscirci due volte è uno sforzo titanico. È qualcosa che porta anche, diciamo, prolissi analizzatori e divulgatori come noi a fare un'onomatopea. Vero, peraltro, sulla stessa macchina, sulla stessa console, quindi neanche potendo dire evolviamo da un punto di vista di chilo, è puro design. Bravo, è puro design, cioè hanno dovuto reinventare la ruota per la seconda volta avendo a che fare con la stessa console, e questo dimostra quanto siano dei creativi. Non è un caso che io, Francesco, ma tantissimi che stavamo aspettando Breath of the Wild 2 o Breath of the Darkness, insomma, quello che erano i titoli che speculavamo fosse il sequel, tutti ci immaginavamo per ammissibile limitatezza mentale di confronto di quello che sono riusciti a pensare loro, a un Majora's Mask. Certo. Ossia prendere Breath of the Wild e rimpicciolirlo, non espanderlo, cioè comprimerlo in un'idea diversa che cambiasse le carte in tavola. E ci stiamo parlando. Invece, ha un'espansione in tutto. E allora, senza utilizzare gli strumenti base, che è la classica cosa che fa un sequel, cioè prendi la base, la tieni e aggiungi. Ma sì, Mike, ma infatti io quello che mi potevo immaginare è che ci fosse una runa, due rune in più a un ecosistema già comunque collaudato e funzionante. Tu dicevi giustamente che l'etichetta del More of the Same non vuol dire nulla, e hai ragione, pur vero è che, essendo che, come dicevamo con John Romero, ormai il mondo del videogioco è divenuto anche responsabilità economica. Lo so. Durante lo sviluppo tendi a infilarti in delle comfort zone creative. Esatto. Dire, vabbè, ok, però questo ha già funzionato, non andiamo a svegliare il can che dorme. Esattamente. Riproduciamolo, replichiamolo. Certo, mettiamoci una runa in più che sinergizza con le altre, bella lì. Cioè, io vorrei davvero, credetemi, essere lì quando nella riunione mattutina in Nintendo è arrivato Numa e fa: ragazzi, avete presente le rune di Breath of the Wild? Sì, sì. Le togliamo! Le prende, le accartoccia e le butta nel cestino tutti. Ma no, ma abbiamo vinto ieri il Game of the Year, signore, non mi sembra il caso. Fidatevi di me. E poi alla fine, esatto, è andata bene. Richiede molto coraggio più che altro, perché come hai detto, di solito risiedi in quella comfort zone e sei tranquillo a viverci dentro. È autorealità. Mentre invece Nintendo e il team di Zelda ha avuto il coraggio di prendere tutto quello che avevi detto, accartocciarlo, metterlo da parte e dire: ok, adesso che sappiamo che Breath of the Wild ha dato questo al mondo, se noi dovessimo fare un sequel, perché essendo così grande Breath of the Wild come Zelda, dici: cavolo, è difficile fare il seguito, devi, già lì è una scelta difficile fare un sequel, perché di solito su questi brand più grandi tendono piuttosto a evitarlo, dire ok, piuttosto aspettiamo di più, certo, e poi cambiamo totalmente la formula, oppure andiamo a riprendere qualcosa in una maniera simile ma in tempi più brevi. E invece Tears of the Kingdom ha detto: ci prendiamo il nostro tempo, ci prendiamo tutto il nostro agio, rielaboriamo la formula,
ma senza tenere troppo di quello che ci teneva ancorati prima. Hanno preso i feedback, hanno preso quello che non funzionava e hanno detto ok, facciamolo funzionare ma con un twist. Perché ad esempio quello che prima era il magnetron, adesso è l'ultramano, che è uno strumento molto simile ma non si applica soltanto agli oggetti metallici. No, si applica a tutti gli oggetti. Esatto. Sì. Il che mi suggerisce la domanda che faccia Saidonia. Tu in uno dei tuoi video, peraltro più visti, più visualizzati, parlavi di Breath of the Wild come lo Zelda definitivo. Punto sì. Uno, lo pensi ancora? Punto due, sì, no, perché? Allora, chiaramente non posso dare un'opinione definitiva su Tears, certo, of the Kingdom, perché ho assaporato l'Eden a Francoforte, ma non l'ho ancora sotto mano. Credo ancora che Breath of the Wild sia lo Zelda definitivo, nonostante io abbia giocato a tanti altri Zelda. In Breath of the Wild ho trovato un coraggio che parla alla creatività intera del videogioco, che forse è presente in Ocarina of Time ma non con la stessa incisività. Quindi Breath of the Wild è superiore, per me ancora oggi è lo Zelda più grande e più capace peraltro di introdurre nuove persone all'interno dell'ecosistema. Breath of the Wild è un gioco che parla a tutti, a qualsiasi videogiocatore, allo smanettone che vuole fare esperimenti con l'ambiente, a quello che invece è più attaccato al design dei personaggi, alla narrazione, a chi invece vuole un combat system un pochino più arido, spada, scudo, schivate, parry, eccetera eccetera. Ci trovate tutto dentro Zelda. Credo però, come ho detto prima, che Tears of the Kingdom abbia tutte le carte in tavola per essere di nuovo lo Zelda definitivo. Io comincio a credere che Tears of the Kingdom possa non solo reggere il paragone con il suo sequel, ma addirittura vincerlo. E aggiungo un dettaglio che non è da sorvolare in un mondo forse del videogioco ipertrofico, definirei, ovvero che ha tanto, ok, che produce tanto, che è sempre in movimento. Zelda Tears of the Kingdom non si chiama a caso Tears of the Kingdom e non Breath of the Wild 2. Zelda Tears of the Kingdom è un seguito di Breath of the Wild, sì, ma il contesto narrativo che va oltre la storia dell'uno e, come abbiamo detto, un game design che non si poggia sulla comfort zone, ma ne genera una completamente inedita, lo rende anche un titolo dal quale è possibile partire. Cioè, benché è chiaro che partire da Breath of the Wild e chiudere con Tears of the Kingdom sia una scelta sensata perché ti va a dare un quadro d'insieme della struttura della narrazione di questa nuova piana d'Hyrule, dall'altra parte non è sbagliato, se magari non si è avuto il tempo di giocare o il modo di giocare Breath of the Wild, partire da Tears of the Kingdom. È possibile farlo, anche perché da un punto di vista di struttura non condivide troppissimo con il primo. Michele, riparto da te. Abbiamo 26 minuti. Ok. Qua. Con questa domanda? Esatto. No. La stessa domanda? No, adesso con una ancora peggiore. Sto provando esatto, a essere sintetico. Allora, abbiamo visto la reazione di tutti noi davanti a un trailer, anzi davanti a due, è stata evidente. Sì. È vero che un trailer non è il videogioco e non è un videogioco, è una forma espressiva diversa con un suo linguaggio, con delle sue retoriche. A te faccio questa domanda. Okay. Oggi Zelda, rispetto a quello che può generare anche a livello, come dire, istintivo, emotivo, giocarci, cosa rappresenta non solo nel contesto dei videogiochi? Che cosa rappresenta in quanto opera d'arte? La butto lì in tutta la sua baguette. Attenzione! Ai 25 minuti. Allora, questa la posso rispondere in maniera sintetica. Vai. Perché c'è un concetto semplice. In un quarto d'ora. No, guarda, visto che mi ha specificato fuori dal videogioco, posso saltare tutto il discorso di game design, industry, eccetera, ho risolto, posso andare direttamente all'essere umano. Ed è semplice, quando si sta sempre a discutere, ancora oggi, 2020 e passa, sulla serietà del videogioco inteso come opera d'arte autonoma, nonostante sia una convergenza di più arti, c'è una chiave di discussione, che è l'unicità unica del videogioco, ossia l'interazione. Questa interazione è esistente per una semplice ragione e una conseguenza. Il videogioco è l'unica forma d'arte della specie umana incompleta senza il fruitore. Ok? È vero che il film lo assimili, ne deduci il risultato, ma esiste. Il videogioco senza giocatore è immobile. E Tears of the Kingdom, che espande e aggiunge un esponente a quel tipo di interazione che aveva Breath of the Wild, è l'apoteosi proprio semantica del videogioco in quanto tale. Cioè, il videogiocatore, e saranno milioni,
escludendo la convergenza della passione dell'internet web 3.0 che porterà a delle soluzioni migliori o più divertenti o più folli che attraverso la condivisione video verranno riconosciute dalla comunità, nella propria grotta non ce ne sarà uno uguale. E secondo me hai colto il punto, perché non si riscrivono solo le regole del videogioco enfatizzandole, quindi potremmo dire che è un rapporto videogiocatore-videogioco al quadrato, sì. Ma anche quelle del nostro lavoro. Esatto. Se seguite quello che facciamo, saprete che io, come Mike, come altri colleghi, se portiamo un videogioco in cosiddetta blind run, ovvero non lo abbiamo mai giocato, non l'abbiamo mai vissuto, è complesso avere un rapporto costante con la chat. Esatto. Perché chiaramente nel momento in cui una persona che ha già giocato a un videogioco mi viene a dire che quel boss va sconfitto girandogli attorno, non sto facendo... No, figurati. Referenza, niente. oppure che quel puzzle può essere risolto tranquillamente muovendo quel pezzo a destra. Mostra la tua umanità. Quell'interazione di cui tu parlavi è finita. Allora, ok, è vero che il videogioco ha bisogno del videogiocatore per funzionare, ma il videogiocatore ha bisogno di impegnarsi per divertirsi, perché altrimenti se non c'è ostacolo c'è noia. Ecco, in Tears of the Kingdom questa regola dello streamer che deve essere un po' spaventato dall'idea che il pubblico possa privargli l'esperienza dell'ostacolo non esiste, perché io posso dire: ragazzi, per volare dall'altra parte dell'isola vorrei mettere due razzi, e qualcuno potrebbe pensare: aspetta, ma se invece metti due ventole dietro cosa succede? E la risposta dello streamer o comunque del content creator non sarà più: no, fermo, no, mi hai detto questa cosa, ma beh sì, proviamo, vediamo. Esatto. Cioè, possiamo farla 500 volte quella parte in 500 modi diversi. Noi colleghi stessi a Francoforte abbiamo passato le due ore successive alla prova a condividere vicendevolmente le soluzioni che avevamo dato ai problemi forniti dall'anteprima, e dirò qualcosa per la quale i cecchini di Nintendo mi faranno fuori, ma abbiamo provato due gauntlet sfigatissimi, cioè non è che abbiamo fatto chissà che cosa dentro l'anteprima. Abbiamo provato due sezioni del gameplay anonime. Sì, no, certo, erano tre zolle di terra e un accampamento. E già quello ci ha fatto capire quanto questo gioco possa cambiare il genere videoludico d'appartenenza. Quindi pensate quando giocheremo i punti che gli sviluppatori ritengono effettivamente il climax. Quelli che non volevano mostrare nemmeno lì. Esatto. Quelli più elaborati, complessi, che sono più studiati, come quello che succede solitamente in un vecchio... Ma anche solo quello che non sarà open world. Chiaramente. Qualunque luogo al chiuso sarà... Io ho una teoria condivisa con Vincenzo Lettera di multiplayer. Era qua prima. Durante la fase finale di questo gioco, secondo me, perderemo la componente open world. Ci sarà una parte più narrativa, più guidata, che sarà il climax della storia di Link contro il cattivo. Ma potrebbe anche essere teorizzando la scena in cui si vede il castello pulito, eh? Sì, bravo. Perché vai direttamente là. Anche secondo me. E Terenas, non so, io sto rosicando in gergo tecnico, veramente, non so. Non guarda, io da super fan di Zelda, sì, sono qua con tipo: per favore fatemelo giocare, fatemelo provare, voglio metterci mano. Cioè, io sono la persona che a mezzanotte aspetterà con il Nintendo Switch Online, tipo: ok, sono pronto, sono lì, carico. Sì, ma ti faccio una domanda, non vorrei che fosse troppo, come dire, filosofeggiante, ma riparto da quello che ho detto all'inizio, tutte e tre. C'è un rapporto attraverso il videogioco, attraverso Zelda nello specifico, tra sacro e ciò che sacro non è? È possibile sacralizzare l'esperienza intrattenitiva, che detta così è la cosa più volgare che io possa immaginare? No, in realtà è affascinante. Lasciamolo. Parto da chi decidete voi. Vuoi andare tu, Mike? Non sono mai sentito così inutile come allora, parlando con loro tre. La risposta è molto lunga. Vai, prego. Vabbè, allora cerco di sentirla. Sì. Sì, perché il videogioco non è semplicemente... Ma il videogioco, come tante altre passioni e tante altre forme d'arte, potrei dire la stessa cosa della musica, potrei dire la stessa cosa del cinema. Certo. Il videogioco è una di quelle forme d'arte con le quali si instaura un rapporto affettivo. E per me il videogioco non è stato semplicemente lavoro adesso, ma è stato anche proprio un compagno di vita che mi ha accompagnato durante momenti difficili, che mi ha accompagnato durante momenti nei quali magari volevo pensare ad altro, e in altri nei quali invece ero consapevole di quello che stavo facendo, ero felice, e il videogioco enfatizzava questa gioia e la portava ancora una volta al cubo. Quindi sacralizzare l'esperienza di Zelda è possibile? Indubbiamente, perché ha una struttura di game design che valorizza il giocatore.
e ritorniamo al paradigma che ha citato Mike. Un videogiocatore si sente valorizzato quando il gioco gioca con lui e gli fa capire che lui ha grande potere all'interno delle sue strutture. In Tears of the Kingdom gli sviluppatori ci faranno sentire capaci di governare il gioco nel modo in cui meglio desideriamo, e quindi ci fa sentire intelligenti, ci fa sentire considerati, ci fa sentire che questo compagno d'avventure è lì per noi, è lì per farci stare meglio da un punto di vista proprio spirituale quasi. Sarà un'esperienza con la quale Zelda stesso, e ritorniamo a Breath of the Wild, Zelda stesso dovrà riconfrontarsi negli anni a venire, un'esperienza con la quale Nintendo dovrà confrontarsi negli anni a venire, è un'esperienza con la quale il mondo dei videogiochi dovrà confrontarsi e farne tesoro. Abbiamo visto, qui ti passo la palla, quanto Elden Ring abbia preso da Breath of the Wild, perché c'è tanto in Elden Ring che è possibile proprio ricondurre all'esperienza del 2017. E viceversa, quanto questo ha preso da Elden Ring? Questo non l'ho colto per ora, ma secondo me ci sarà. Okay. Io al momento, in questo momento, non ho colto, forse giusto nella combinazione delle frecce con cose che puoi lottare in giro, ma comunque non è una cosa che possiamo additare ad Elden Ring, certo, che Elden Ring ha fatto per primo. Ho una teoria su cosa Elden Ring potrebbe aver inserito dentro Breath of the Wild e attiene a una parte di mappa che non so se esista. Secondo me sì, ma ci dovremmo mettere il cappello di stagnola, non lo facciamo. Quindi c'è qualcosa che Elden Ring sicuramente ha insegnato a Tears of the Kingdom, ma sono curioso di vedere cosa un eventuale Elden Ring 2 prenderà da Tears of the Kingdom. Prego, andiamo però alla sacralizzazione del videogioco. Secondo me sì, è possibile. Terenas. Sì, più che altro il modo in cui il videogioco può andare a sacralizzare, perché c'era Francesco che stava parlando di come i videogiochi accompagnano la vita delle persone come tante altre esperienze multimediali come il cinema e la musica. E nel caso del videogioco sono rari i momenti in cui ci sono dei giochi che sono così chiave per la vita di certe persone. Cioè, suona forse esagerato, drammatico, ma certi giochi te li ricordi per la vita. Certi giochi diventano parte non soltanto delle tue esperienze complessive totali, ma proprio parte della tua persona. Ci sono momenti in cui il modo in cui tu ti sei approcciato a quello che è stata l'esposizione narrativa, a quello che è stata l'esposizione di gameplay, il modo in cui ti metteva di fronte a dei problemi il gioco, ti dà poi delle soluzioni che non utilizzi all'interno del gioco soltanto stesso, ma anche all'esterno di esso. Ed è una cosa che è estremamente rara. Nintendo è diventata anche famosa, secondo me, proprio perché è riuscita a creare, non dico una formula per replicarlo regolarmente, ma quando si mette lì a forgiare un'esperienza con le persone con massima esperienza, è in grado di farlo in un modo in cui poi il resto del mondo dei videogiochi segue. Guarda, ed è una cosa difficilissima, fatto, cioè sono rari i game designer capaci di fare una cosa del genere. E infatti il punto focale secondo me è che quando gli sviluppatori di una determinata forma d'arte, quindi gli autori, gli attori di una corrente artistica, non scelgono più di modificare la formula nuova, ma di inventarne una nuova, la sacralizzazione non può che non arrivare. Cioè, non può che arrivare. Io sono un fan di musica, oltre che di videogioco, e sarebbe come dire, ma quando Jimi Hendrix ha alzato il gain alle stelle e ha capito che il pulito con 10 di gain era distorsione, è da sacralizzare? Beh sì. Sì, è tutto quello che è arrivato dopo è dipeso dal fatto che lui ha preso una regola e l'ha mandata in vacca. Tra l'altro fatto su un altare, simbolicamente. Esattamente. E qui so che con voi posso permettermi di alzare il livello anche, come dire, la sacralizzazione è anche sublimazione della violenza per salvare il mondo, letteralmente, con l'agnello sacrificale. E allora vai Mike, lascio a te. Una cosa che mi piacerebbe aggiungere a questo discorso è come aziende come Nintendo, che lavorano in maniera molto autoriale e meno per i loro brand principali industriale, certo. Super Mario Odyssey è l'ultimo Mario principale, mica ne sono usciti uno ogni 2 anni, cioè cosa che poteva assolutamente succedere, e quindi adesso staranno lavorando al The Next Big Thing. Zelda è arrivato adesso, quindi la sacralizzazione dell'esperienza, del brand e di quello che porta l'azienda nell'industria non è usato in maniera volgare, cioè non è utilizzato per fare ciò che nel mercato si definisce il milking, ossia tutti amano Zelda, facciamone tantissimi, no? Diventa
tale e sacralizzabile anche in nome del fatto della serietà con cui viene espresso. Per me è importantissima questa cosa. Un approccio al sacro, quindi cioè, è un approccio al rispetto anche del titolo, che altrimenti uscirebbe meno potente, e del pubblico, che altrimenti ne sarebbe volgarizzato. Per me è importantissimo. Altra domanda per tutte e tre, riprendo da questo discorso anche per la serietà, e se vuoi adesso non voglio dire, anzi parlo di maturità. Io credo che una forma di, non di arte, parliamo di una forma espressiva, sia matura quando cominci anche a riflettere su se stessa. Voi mi avete detto che questo gioco lo fa. Sì, decisamente. Spiegatemi meglio questo passaggio. Allora, questo gioco lo fa perché il modo in cui è strutturato è libero ma con intelligenza. Cerco di spiegarvi che cosa mi ha comunicato quest'anteprima, perché non è semplice farlo senza avere il gioco fra le mani. Certo. Ma in generale, nel videogioco la libertà non esiste. E voi mi direte, ma come, non è vero? Beh, no che non esiste, perché... È un'illusione. Bravissimo, è un'illusione. È proprio la parola che avrei utilizzato, è un gioco di prestigio. Non puoi mai davvero essere libero all'interno di un videogame, perché devi per forza viaggiare su dei binari che preesistono a te. E quindi, quando degli sviluppatori decidono di creare un videogioco che fornisce al pubblico, allo spettatore, al fruitore, l'illusione di essere libero, ci sono due strade, come il meme di Fast and Furious, va bene? Ci sono due possibili sbocchi. O il gioco si rompe, perché quella libertà non è stata davvero calcolata, non era prevista, sofisticati sistemi, e quindi i videogiocatori comprendono subito, perché sono smanettoni, soprattutto quelli un po' più smaliziati, comprendono subito che il videogioco è tale e quindi lo possono completamente stravolgere, fino a, secondo me, snaturare l'idea originale dei game design. Oppure vai nella strada verso il paradiso, che è questa, ovvero della libertà talmente tanto studiata, talmente tanto ragionata, che non è vera, non è reale. A voi sembrerà tale e non vi interrogherete mai sulla questione, ma la verità è che voi, durante la risoluzione di un puzzle o di un gauntlet, avete imboccato una delle verosimilmente 45 strade possibili in quella sezione momento. Di gameplay, che non affronterete mai, quindi non andrete a scoprire che nel cilindro non c'è davvero la colomba, ma solo altre 44 strade. Però per voi sarà naturale scoprire che effettivamente quel gioco non ha limiti, li ha, ma sono talmente tanto lontani dal vostro naso che la libertà sembra reale. Ed ecco perché sì, sconvolge, stravolge le regole del gioco, ed è Jimi Hendrix che alza il gate. Che alza il gate sull'altare. Esatto. Elena, cosa puoi dirmi in questo senso, consapevole del fatto, lo so bene che non hai giocato, per cui ti sto facendo fare delle ipotesi anche un sì. po' campate per aria, insomma. Infatti, perché quando hai cominciato a parlare anche di maturità di questo Legend of Zelda, io invece ho pensato piuttosto che, visto che il gameplay io non avendolo provato, certo. Una delle cose in cui è diventato molto maturo il brand di Zelda è il modo in cui affronta quello che è la classica storia dell'eroe che salva la principessa, che ci sono mille modi in cui puoi raccontare questa cosa, mille salse possibili, e è riuscito volta dopo volta a reinventarsi Zelda nel modo in cui affronta la sofferenza, il modo in cui l'eroe va a curare un mondo che è stato o devastato o sta per essere devastato da un male maggiore che ogni volta viene identificato in un modo diverso. E vederlo ora che Breath of the Wild è stata una narrativa che era molto dettata dal tu che dovevi trovarti nella posizione, nella zona giusta per poter veramente captare quello che succedeva. Certo, il mondo circostante ti raccontava tanto, ma allo stesso tempo era una narrativa indiretta. Non è che c'era la cinematica immediata che ti racconta tutto quello che è successo in questa specifica zona. Sì, c'erano i momenti chiave quando incontravi i personaggi, ma adesso hai, anche a livello comunicativo, se tu vuoi guardare i trailer, quante volte Zelda è stato spinto in questo modo? Breath of the Wild è stato spinto molto sulla sua libertà. Però. E invece Tears of the Kingdom, ora, nell'ultimo trailer, hanno preso e hanno cominciato a dire ti abbiamo dato degli input narrativi senza darti nessun contesto, senza darti nessuno spoiler, grazie Nintendo, e in questo modo adesso hai anche il seme del dubbio su quanta libertà ci sia a livello narrativo e di come l'hanno spinta oltre, che è una maturità che a livello di brand di Zelda poche volte ha toccato. Ocarina of Time l'ha toccato, perché aveva un modo di raccontare questa classica storia di sofferenza e di perdita e di salvare
che era molto... era sottotesto, non era qualcosa di percepibile immediatamente. Mike, ti vedo annuire. Quanto sei d'accordo, ma anche quanto, adesso ripeto non avendolo visto, quanto sia un videogioco che riflette sull'essere tale. Io adesso faccio un caso. Inside, ve lo ricordate Inside? Un gioco meraviglioso, quello dello studio polacco, non ricordo il nome, che sostanzialmente, avete presente quello del ragazzino assolutamente Inside. È uno dei giochi secondo me più belli, che rifletteva di... Mi ricordo come si chiamano loro, sono gli stessi di Playdead. Che riflettiva sul ruolo del giocatore e parlava esattamente di quanto fosse illusoria la libertà che un videogioco anche gigantesco promette. A me quella cosa mi ha affascinato tantissimo. Stiamo parlando di un gioco così, di un gioco che scava così tanto? In modo diverso, molto diverso. Certo. Quello che fa Zelda, e lo ha fatto anche Breath of the Wild, prendendo l'originale e portandolo nella modernità, non è far riflettere in metanarrativa su ciò che stai facendo come videogiocatore attraverso il software, bensì prendere letteralmente i cubetti base, no, del sandbox e dire: io ho solo questi tre oggetti, posso fare qualcosa che invece spinga verso il futuro piuttosto che fare una macchina, un design di Nomura, per far capire, un action figure con angoli in angoli su angoli con spine e borchie. No, hai poche cose, con quelle poche cose posso fare qualcosa che sembri invece del futuro. Cioè, è quello ragionare sul videogioco, al posto di andare a complicare le cose posso renderle complesse, non complicate. Cioè, sono due termini diversi, no? Tornando all'essenza, il discorso che facevamo all'inizio, tra l'altro. L'essenza, esattamente. Voglio ampliare questo tema raccontandoti una piccola cosa, che è un piccolo elemento della nostra anteprima, che magari il nostro pubblico non potrà comprendere fino in fondo, ma se tu hai mai partecipato a un'anteprima videoludica, non puoi non cogliere. L'ho raccontata questa cosa, io ho capito cosa stai per dire. Cioè? Allora, quando noi andiamo a fare delle anteprime, solitamente ci fanno giocare degli specifici elementi del videogioco, delle funzioni, ci fanno esplorare delle feature o magari dei contesti di level design, e quindi abbiamo sempre un'istruzione definita. Andiamo sulla sedia e il PR dell'azienda tal dei tali ci dice: ok, guarda, hai 50 minuti per andare a fare questo minigioco, questo scontro, poi ti fermi al boss, va bene? Sì. Noi ci siamo seduti per questa anteprima? Si è seduto, ognuno avevamo un assistente diverso. Controllore, perché poi... Si siede l'assistente accanto a noi, ci guarda e ci fa: lo vedi quell'accampamento? Sì. Ok, superalo come ti pare. E guardavi il ghigno, no? Cioè tipo... perché sapeva che quella sola affermazione... per noi addetti ai lavori sarebbe stata potentissima. Certo. Come superalo come ti pare? Che vuol dire? Lui sapeva che in quel momento il content non era l'accampamento dei Boblin, ma il fatto che tutti noi l'avremmo affrontato in modo diverso e che l'avremmo potuto fare, e che quello ci avrebbe davvero sconvolto. Io non ho mai sentito in 8 anni che faccio anteprime qualcuno dirmi: vai, vai, fai quello che cazzo vuoi. Anzi, te ne aggiungo una. A me è capitato che questo ragazzo mi dicesse: non sono mica sicuro che si possa fare. E poi l'ho fatto. Sì, sì. E fa: ah! Uguale per me. Cioè, che non sapesse neanche lui, stai dicendo. Non sono sicuro che funzioni. Prova. Ma tanto che già che ti dicono prova e no, vuol dire che si fidano che magari funziona. Magari funziona, magari. L'ho raccontata in anteprima questa cosa. C'è questo enigma che avete visto probabilmente alle mie spalle girare ogni tanto, di una porta in un pozzo che viene aperta, ok? Se tu apri l'indovinello più vecchio del mondo, ambientalmente parlando. Sì. Sollevi la porta, l'acqua scende, lasci la porta cade, l'acqua sale. Benissimo. Questo indovinello in teoria... Tomb Raider l'ha usato quel centinaio di volte. Vabbè. Qualunque. Esatto. In teoria tu dovevi usare l'ultramano per attaccare la porta a un tronco e il tronco a un altro pezzo di pietra, così avresti saldato la porta ferma e quindi l'acqua scende e puoi esplorare l'interno del pozzo. Quello che ho fatto io, perché avevo sto tarlo dai trailer, è tirare su sta porta e stare fermo. E in quel momento il tale di Nintendo of Europe, che era accanto a me, ha cominciato a pensare: ma questo è cretino, che sto facendo? Cioè, ero lì fermo così, ho lasciato la porta, sono sceso, e prima ancora che lo facessi il tizio di Nintendo ha fatto: no, aspetta, ho capito cosa vuole fare. Io ho usato reverto sulla porta, la porta è tornata indietro nel tempo, sì. Replicando i 40 secondi in cui l'avevo lasciata, aperta. E quindi ho risolto l'indovinello senza neanche usare il tronco. Esatto. E questa cosa, tornando all'illusione, mi ha fatto sentire incredibile.
ma è stata fatta da centinaia di altri giornalisti nel mondo. Questo perché non è una soluzione originale che si è inventato Saidonia, ma una delle tante strade previste dal team che dà l'illusione della libertà. E quindi qualcuno l'aveva prevista, questo è il lato scuro della nostra cosa, qualcuno l'aveva previsto lo facessi, capito? Questo è il punto, cioè ti hanno messo gli strumenti necessari lì per poterlo risolvere come vuoi tu, poi dice arrangiati, buona fortuna. E questo è anche il bello, che hanno proprio scelto e messo degli elementi, cioè io guardando i loro gameplay mi sono accorto perché c'erano degli esplosivi lì, perché c'era una bomba là, perché c'era una sfera in metallo rotolante che non era necessaria, cioè ok i nemici potevano usarla ma puoi usarlo anche tu, ci sono così tanti modi a cui approcciarsi al problema. Ragazzi, mancano solo 3 minuti, vi faccio una domanda che non so quanto possiate rispondere, nel senso che anche a voi mancano degli elementi, da quello che avete detto, siamo davanti, vado in quest'ordine, siamo davanti a qualcosa che lascerà il segno sicuramente nel settore, ma forse non solo, siamo davanti a qualcosa che, come dire, traccerà un prima e un dopo? Mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire. Stiamo ipotizzando, anche loro stanno ipotizzando. Però secondo me sì. Secondo me sì, e non parliamo neanche di qualcosa che riverbererà solo nel 2023. No. Qualcosa che rimarrà per sempre nel pedigree Nintendo, ed è qualcosa che riporterà alla lavagna tutti gli sviluppatori di open world. Ok, questa cosa non ci avevamo pensato. Che in realtà è positivo, no? Non ci avevamo pensato, quindi possiamo espanderla anche noi, certo. E andare dopo Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Io ho vissuto questa cosa recentemente nel tennis tra Hollow Knight e Ori. Sì. Ho visto Ori influenzare Hollow Knight, poi Hollow Knight influenzare Ori 2. Esatto. Questa cosa è bellissima. L'arte è bellissima perché l'arte genera arte. Vero. E ispira altre persone a creare nuove avventure. Quindi viva il videogioco fatto bene perché ne genera altre a catena. Precisamente, d'accordo. E quando tu fai intravedere dei percorsi che prima non c'erano, non è detto che quell'altro percorso porti laddove tu nemmeno ti saresti aspettato, generandone a sua volta... Questo è il fermento. È quello che ha fatto Ocarina of Time. Esattamente. Ah. Esattamente. Nel momento in cui hai inventato il lock sul personaggio, che era una cosa che prima sembrava assurdo, e di colpo premi Z e puoi mirare un bersaglio. E ora viene utilizzato in ogni gioco d'azione in cui devi mirare, in cui devi colpire un avversario. Come se fosse una banalità, ma al tempo non lo era. Quindi, Terena, secondo te ci sarà un prima o un dopo? Sì, sono... Adesso sono te lo chiedo, perché tu sei messo male quanto me, nel senso che siamo assolutamente... Io sono pienamente convinto perché se, come diceva prima Francesco, se questi sono segmenti di gioco che ci hanno fatto vedere in cui abbiamo elementi secondari, tra virgolette, allora quando arriva la vera ciccia, che cosa ci troveremo di fronte? Magari troveremo dei dungeon anche più complessi, assurdi, in cui questa libertà è all'ennesima potenza, in cui magari quello che prima era il classico dungeon di Zelda in cui c'è un ordine di cose che devi fare per risolverlo, adesso è, ok, è un ambiente chiuso, ma l'ordine lo puoi scegliere te, divertiti ancora una volta, però con la complessità di un dungeon Zelda che ha sempre stato di altissimo livello. Mike? Quindi, io ti dico, e vi dico, se non fosse esistito Breath of the Wild, direi, vediamo. Poi avrei cominciato Breath of the Wild, mi sarei voltato, avrei scalato il monte e avrei fatto ok. Perché ci sono molte incognite, ma con il curriculum di Breath of the Wild, sì, non è più... La promessa è una premessa. Esatto, è quello, la situazione è questa. Signori, il tempo è finito, come ogni chiesa che si rispetti c'è una ritualità. Io l'anno scorso proprio con Michele feci una foto, un selfie di tutti e lo rifacciamo a questo punto. Rifacciamo. Dopodiché io vi saluto e vi ringrazio e soprattutto non vedo l'ora di mettere le mani su un gioco che probabilmente del quale probabilmente torneremo a riparlarne l'anno prossimo. Ma parla solo Lapo. Parla solo, è vero. Esatto. Dopo averci fatto una maratona sopra. Signori, dateci una mano a fare questo selfie gigantesco. Venite qua. È un video e lo stai facendo allo schermo. Lo sto facendo dall'altra parte. Due su due. Quanto sono boomer. Ecco. Poi switchiamo. Ma perché sono tante opzioni come in Tears of the Kingdom. Vieni qua. Ragazzi, un applauso gigante. L'ho fatta? Sì, perfetto. Saidonia, Terenas, Sabaku. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie mille, ragazzi. Meet and greet. Yes. Ci vediamo al meet and greet. Yes. Giusto? Yes.